Come voi sapete, io gestisco su Facebook Scientology Parfums, profumi artistici e commerciali. È un grande gruppo dedicato alle discussioni sui profumi, ma è presente anche la sezione dedicata alle vendite. E proprio grazie al mio gruppo ho acquistato oggi da un mio follower questo grandissimo profumo, Byredo Oud Immortel. Qualcosa di magico, un profumo veramente magico. E oggi, grazie al mio gruppo, l'ho fatto mia. Provai questo profumo la prima volta nella bottega di Antonio Alessandria a Catania e me ne innamorai perdutamente. Oggi ho avuto la possibilità di farlo mio, e quindi non ci ho pensato due volte. Questo profumo ti dà la sensazione, la bellissima sensazione di entrare in una cattedrale importante, una cattedrale di una capitale europea, quindi una chiesa veramente imponente e importante. La nota centrale del profumo ovviamente è l'incenso, ma al centro del progetto olfattivo abbiamo anche una bellissima nota di oud, un oud lavorato magicamente con note molto particolari. Infatti abbiamo un'apertura del tutto unica con la nota di limoncello, una nota agrumata e leggermente brusi, che è una nota comunque molto insolita. Poi abbiamo la spezia del cardamomo e ovviamente l'incenso. Nel cuore invece abbiamo l'oud, l'oud accompagnato da una nota evocativa che sarebbe la nota del papiro e dal legno di rosa brasiliano. Sul fondo abbiamo legni pregiati e tabacco, quindi abbiamo un fondo molto tabaccoso. Questo profumo, secondo me, si colloca in una posizione per quanto riguarda gli incensi, diciamo a metà, non è eccessivamente liturgico e non è un incenso, diciamo, standard, un incenso casual, è un incenso che comunque ha delle vibes prettamente clericali, ma non troppo come per esempio potrebbe essere Reliquia di Sorcinelli. Non so se rendo l'idea. Che dirvi, sono molto ma molto soddisfatto perché comunque non ho preso soltanto questo tramite Scientology Parfums, ma ho preso anche altre due, diciamo, profumi che già avevo in collezione, ma voi sapete che io faccio il decant e quindi mi possono tornare utili. Quali sono? Jasmine Exclusive di Mansera Paris e Red Tobacco. Nonostante non sono un fan di Red Tobacco, l'ho voluto riprendere. Va bene?